assassini diventano tali in seguito a traumi infantili, a condizioni di vita inadeguate o a violenza subita in età adolescenziale. Questo pensiero è supportato dal fatto che i serial killer hanno vissuto in famiglie disadattate o in grave povertà. Joachim Georg Kroll, soprannominato il cacciatore della Ruhr, sembra essere uno di questi casi. Sesto di 9 figli, nacque il 14 aprile 1933 a Edinburgh, un paesino tedesco nei pressi del confine con la Polonia, da una famiglia di poveri minatori. Oggi la cittadina prende il nome di Zanzer e rientra nello stato polacco. Joachim rimase sempre il più minuto e il più debole della famiglia e non riuscì mai a staccarsi del tutto dalla madre. La sua infanzia fu costellata da numerosi problemi di inadeguatezza. Fu anche un pessimo studente, tanto che la sua educazione scolastica risultò scarsa, raggiungendo solo il terzo grado. Al piccolo Joachim mancò anche una figura paterna di riferimento. Infatti, suo padre venne richiamato al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale. Catturato dai russi, non fece neppure il ritorno a casa. Nel 1947, al termine della guerra, la famiglia Kroll si spostò nella Renania settentrionale Vestfalia. Lì, il futuro serial killer cannibale visse un'esistenza grigia e anonima, sempre vivendo nell'ombra di sua madre e sottomesso alle sei sorelle. Timidissimo e sempre nervoso, Joachim era un vero disastro con le ragazze. La sua adolescenza fu solitaria, passata a osservare le femmine da lontano, incapace di avvicinarle e comportarsi normalmente in loro presenza. Quando sua madre morì il 24 gennaio 1955, qualcosa dentro di lui si ruppe, scoperchiando il suo personalissimo vaso di Pandora. Nemmeno 3 settimane dopo la scomparsa della madre, si sarebbe macchiato del suo primo omicidio. La prima vittima fu la 19enne Irmgard Strehl, violentata e uccisa con una pugnalata in un fienile nei pressi del villaggio di Wallstedt. Il suo primo omicidio lo fece sentire finalmente vivo, non più un minetto incapace di vivere. Così, il suo frenetico desiderio di uccidere prevalse nella sua testa. Fu l'inizio di una lunga scia di sangue che durò più di 20 anni. Kroll sceglieva molto attentamente i luoghi dove colpire, uccidendo nello stesso posto solo in poche occasioni e a distanza di anni. Questo fatto, unito alla fatalità della presenza di numerosi assassini operanti nella medesima zona all'epoca, gli facilitò l'impunità. Kroll sorprendeva le proprie vittime, generalmente di sesso femminile e spesso giovanissime, e le strangolava subito. Dopo spogliava i cadaveri e indugiava in atti di necrofilia. Infine mutilava i corpi tagliando via i pezzi che in seguito avrebbe mangiato a casa sua. La sua seconda vittima fu la 12enne Erika Schuletter, stuprata e strangolata a Kirkelen nel 1956. 3 anni dopo, il 17 giugno 1959, uccise Carla Tesmer nei boschi vicino Reinhausen. Il 26 luglio 1959, Kroll rapì, violentò e strangolò la 16enne Manuela Knopp. Per puro capriccio, rimosse dai glutei e dalle cosce della ragazza alcuni pezzi di carne, che poi mangiò. L'esperienza cannibale gli piacque così tanto che da quel momento iniziò a cacciare donne che gli permettevano di appagare questa nuova tradizione. Questo fu il primo omicidio che la stampa e la polizia attribuirono al cacciatore della Ruhr. Intorno al 1960, Kroll si trasferì a Duisburg, dove trovò lavoro prima come inserviente ai bagni nella Meisnesmann, nei pressi dell'Industrie Thyssen, e andò a abitare al numero 24 di Freienstrasse, all'Ar, un distretto di Duisburg. Fu in questo periodo che riprese a uccidere. Riempì il suo appartamento di riviste pornografiche e bambole gonfiabili. Il più strano e atipico omicidio compiuto da Joachim Kroll avvenne il 22 agosto 1965. Il serial killer, infatti, decise di prendersela con una coppia di innamorati, Hermann Schmitz e la sua ragazza, Marion Benn. I due si erano appartati con la loro auto in una zona ben nota alle coppiette, dove andavano per amoreggiare e per avere un po' di privacy. Kroll le vide e decise di agire.
Si avvicinò alla macchina e bucò una gomma, per poi nascondersi. Hermann scese dall'auto per capire da dove proveniva lo strano sibilo che avevano sentito e venne sorpreso da Kroll, che lo accoltellò uccidendolo. La ragazza, nonostante fosse in preda al panico, riuscì a spostarsi sul sedile del conducente e avviare l'auto per poi scappare via. Kroll, che fu quasi investito da Marion, riuscì a dileguarsi e a sparire. Hermann Schmitz rimarrà l'unica vittima maschile del cannibale di Duisburg. Gli omicidi continuarono fino al momento in cui la sua stupidità e l'arroganza tipica del serial killer rimasto impunito per oltre 20 anni lo portarono a credere di essere invincibile e a commettere una serie di errori che portarono alla sua cattura. Il suo ultimo crimine avvenne a Lahr, un sobborgo di Duisburg. Il 3 luglio 1976 rapì e uccise la figlia di una sua vicina di casa. Si chiamava Marion Ketter e aveva solo 4 anni. Essendo un quartiere piuttosto frenetico, Kroll non ebbe modo di far sparire il cadavere e così fu costretto ad occultarlo in casa. Quando Marion sparì nel nulla, la polizia e gli abitanti della zona organizzarono un'imponente operazione di ricerca porta a porta. Il giorno dopo, la stessa polizia venne avvertita dall'impresa di Spurgo che, chiamata da un inquilino, era intervenuta nel palazzo dove abitava Kroll. Durante le manovre per sbloccare le tubature intasate, gli operai avevano rinvenuto dei polmoni e altri organi interni. Il medico legale intervenuto sul posto confermò che gli organi ritrovati nelle tubature appartenevano a un bambino. L'impresa risalì all'appartamento di Kroll, il cui scarico era al principio dell'ingorgo, e la polizia si presentò alla sua porta per chiedere spiegazioni. Messo sotto pressione, alla fine confessò che si trattava dei resti della piccola Maria. Poi indicò agli agenti la pentola che stava sul fornello. All'interno venne trovata la manina della bambina che cuoceva insieme a delle carote e delle patate. Ulteriori perquisizioni portarono alla scoperta di pacchetti di carne umana congelata, immagazzinati nel freezer, e alla vasta collezione di bambole gonfiabili del serial killer, che venne immediatamente arrestato. Il regno di terrore del cacciatore di Lahr era finito. Joachim confessò l'omicidio di Marion Ketter e di altre 13 vittime. Ammise anche di praticare il cannibalismo per risparmiare sulle spese mensili dal droghiere. Nell'aprile del 1982, dopo un processo durato 151 giorni, fu condannato a 9 ergastoli e rinchiuso nella prigione di Reinbach, vicino Bonn. Era convinto, nella sua stupidità, che le autorità lo avrebbero semplicemente mandato in ospedale e curato dai suoi terribili mali, per poi rimetterlo in libertà. Analisi successive al suo arresto gli assegnarono un quoziente intellettivo di 76. Si tratterebbe di uno dei serial killer meno intelligenti della storia. Kroll morì il 1 luglio del 1991 per un attacco cardiaco all'età di 58 anni, sebbene si sospetti che le cause furono altre, perché venne più volte colpito e minacciato dagli altri carcerati. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividi.